Oggi focus sul mondo della casa e sul mondo dei conti correnti. Ben ritrovati a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici dei vostri soldi. Questa è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale. I veri protagonisti siete voi, che potete inviarci un sms al numero 366-6282-858. Vi ricordo il nostro canale Twitter, che vi svela in anteprima i nomi dei nostri esperti e gli argomenti. A nostra email, i vostri soldi, @class.it. Vi ho detto dunque due macro temi della puntata di oggi nel mondo della casa. In particolare ci soffermeremo sugli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate, finalmente un segno più dopo 7 anni di calo. Ma intanto ci sono delle città che fanno invece registrare una flessione dei prezzi anche a due cifre, -15% per Cagliari, invece una città importante come Firenze regge. E visto che avremo ospite in studio in collegamento con Roma il rappresentante degli agenti immobiliari, ci soffermeremo su un dato interessante. La scorsa settimana era qui davanti alle telecamere dei vostri soldi rappresentante di un'importante banca che ci raccontava come gli istituti di credito italiani sono molto interessati a entrare nel business immobiliare. Gli agenti immobiliari non sono assolutamente d'accordo. Scopriremo perché. Seconda parte invece, conti correnti. Parleremo ancora di banche, parleremo della portabilità del conto corrente. Ormai un decreto legge dello scorso 26 di gennaio l'ha resa gratuita, ma c'è qualcosa che sta ancora frenando. Lo scopriamo insieme. Parleremo anche dei costi dei conti correnti. Subito la presentazione della squadra per quanto riguarda il mondo della casa. Per la prima volta davanti alle telecamere dei vostri soldi ringrazio particolarmente l'architetto Francesca Zienstein, che rappresenta Scenari Immobiliari, essendo la responsabile della ricerca. Benvenuto. Buonasera. Architetto. Buonasera, grazie. Rappresenta invece la FIAIP, che è proprio la Federazione degli Agenti Immobiliari, Giambattista Baccarini, che dovrebbe essere collegato per noi da Roma. Lo vedete inquadrato, ben ritrovato Baccarini. Buonasera, grazie. Baccarini, lascio subito la parola e il microfono, come si suol dire, per chiederci un po' un dubbio. Abbiamo letto nei giorni scorsi che l'Agenzia delle Entrate ha finalmente festeggiato la ripresa del mercato immobiliare. Dopo 7 anni consecutivi di cali, le compravendite mostrano un segno positivo, +1,8%, che non è un granché, ma rispetto a 7 anni di cali, diciamo che ci si accontenta. Eppure, proprio la scorsa settimana, qui dalle telecamere dei vostri soldi, avevamo raccontato i dati della FIAIP, che lei rappresenta, con un vero e proprio crollo, -7% le compravendite, con i prezzi anche -10%. Ci aiuta a capire chi è nel giusto e chi è nel torto? Sì, volentieri, ci provo. Nel senso che l'Agenzia delle Entrate prende come riferimento i rogiti notarili, ovvero le stipule notarili di compravendite, mentre il nostro osservatorio, ovvero quello di FIAIP, prende in considerazione le proposte d'acquisto accettate e i preliminari di compravendita, detti anche promesse di vendita o compromessi. Quindi qual è la differenza sostanziale, Baccarini? Quindi la differenza qual è? È che l'Agenzia delle Entrate non ha potuto tener conto che a fine 2013 sono slittati ai primi mesi del 2014 tutta una serie di rogiti notarili a seguito dell'entrata in vigore del 1° gennaio del 2014 delle agevolazioni fiscali, o meglio dell'abbassamento delle aliquote fiscali relative alle imposte per l'acquisto della proprietà immobiliare. Quindi questo sarebbe allora il vero differenziale, il discrimine? Questa è la motivazione e aggiungo che in realtà i dati non sono così differenti, nel senso che segnalano entrambi un trend positivo, in quanto anche il nostro osservatorio, che come diceva lei segnala un -7%, è comunque un dato in crescita rispetto a fine del 2013, dove registravamo un -13%. Quindi anche noi registriamo un trend in crescita relativamente all'aumento del volume degli scambi, e se a ciò associamo anche un aumento della domanda di un +5,3%, vediamo come, o meglio auspichiamo, che ci sia un'inversione di tendenza, favorito anche dal calo dei prezzi e da una ritrovata disponibilità delle banche alla concessione del credito. Quindi insomma Baccarini ci sta dicendo, al di là di questi dati che in apparenza sono piuttosto contrastanti, il -7% delle compravendite della FIAIP che lei rappresenta e il +1,8% dell'Agenzia delle Entrate, tutte e due concordate, mi sembra di capire che il 2014 è stato l'anno della svolta, è così? Sì, lo speriamo, diciamo che è stato un anno sicuramente positivo rispetto all'anno precedente.
Allora poi cercheremo di capire quali sono le previsioni per il 2015. Coinvolgo però Zierenstein. Ha sentito questa differenza, questo discrimine che giustifica proprio questo calo secondo FIAIP e questo rialzo secondo l'Agenzia delle Entrate? Quali sono stati i dati invece di scenari immobiliari? Aggiungiamone ancora altri. Ne aggiungiamo ancora altri, sì. Abbiamo chiuso anche noi i numeri in questi giorni e dal punto di vista della tendenza scenari immobiliari più o meno ricalca quella dell'Agenzia delle Entrate, cioè noi chiudiamo il 2014 con circa 415.000 compravendite e quindi una differenza rispetto all'anno scorso degli scorsi 12 mesi dell'1%, un po' più cauta rispetto a quella dell'Agenzia, ma il dato positivo è realmente quello dell'inversione. Ora sta tutto a capire che cosa vuol dire questa inversione ed è proprio su questo che noi ci dovremmo concentrare, prima per capire che cos'è e poi per lavorare su questi elementi, cioè è soltanto un rimbalzo perché siamo andati talmente male che a un certo punto bisognava poi ricominciare ad arrivare nella parte positiva della curva, o in realtà alcuni elementi che si cominciano a vedere, ovvero l'abbassamento dei tassi di interesse, questa rinnovata attenzione da parte delle banche nei confronti della domanda, cioè delle famiglie, e quindi la possibilità di accedere al mutuo con più facilità. I primi dati di quest'anno dicono che effettivamente l'accesso al mutuo è diventato un po' più veloce, anche se in realtà poi vengono compravendute case solo per il 40% con un mutuo rispetto al totale. Ecco, questi dati e un po' di ottimismo in più da parte delle famiglie, che è la cosa poi importante, perché quella si compra casa per una questione di positività nei confronti del futuro. Assolutamente sì, se non c'è una prospettiva di mettere su famiglia, per esempio, anche semplicemente di avere una casa più bella nel caso del mercato di sostituzione, evidentemente il mercato immobiliare si blocca. Allora, Baccarini, ha sentito degli elementi che ci sono stati forniti a Zierenstein in questo momento? È il momento di comprare casa, visto anche il calo dei prezzi, secondo il vostro studio FIAIP, questa volta quindi ci concentriamo proprio sui dati che voi avete rilevato. Ci sono delle città, e penso a Cagliari, con un calo nel 2014 del meno 15%, invece la città più cara al nostro premier Renzi addirittura vede un rialzo. Commentiamo anche il fronte dei prezzi, Baccarini. Sì, il calo dei prezzi vede la punta più bassa in Cagliari, come ha detto lei, un meno 15,5%. Mentre tengono di più, con una maggiore e migliore qualità, diciamo, di tenuta dei prezzi, i capoluoghi più importanti, Roma, Milano, Torino, con un meno 7-8%. In generale la media comunque è di un 10-11% di livellamento verso il basso dei valori. Alla domanda se è il momento per acquistare casa, sicuramente sì, sarebbe il momento di non vendere casa ma di appunto acquistarla, a meno che non si venda per riacquistare. In questo momento il mercato sicuramente offre delle grandi opportunità e quindi è bene sicuramente coglierle tutte. Zierenstein, è d'accordo? È davvero il momento di non vendere, ancora prima che di acquistare? Perché il taglio più richiesto, dice sempre lo studio FIAIP, è il trilocale. Ma come, raccontiamo che c'è un invecchiamento della popolazione, non si fanno più figli, però gli italiani vogliono stare comodi? Gli italiani vogliono stare comodi. Cioè, effettivamente noi ci troviamo in un momento in cui ci rendiamo conto, e la crisi ha fatto sì che i cambiamenti strutturali dal punto di vista del mercato venissero in evidenza con grande facilità, la domanda è completamente cambiata. E se è vero che una famiglia di 4 persone può stare abbastanza comodamente in 85 metri quadrati, 90 metri quadrati, una persona sola non vive comodamente in 30 metri quadrati. Questo è un elemento importante e ha fatto sì che, per esempio, sparisse dal mercato l'interesse per il monolocale, che non è più considerato un taglio appetibile, non è più considerato un taglio interessante, neanche un taglio sul quale investire, ad esempio. Dall'altro lato, il trilocale continua ad essere la superficie preferita dagli italiani, anche dagli italiani soli che vogliono avere una stanza in più, vogliono poter ospitare, proprio perché magari hanno una famiglia più limitata come dimensioni, vogliono poter ospitare parenti, amici e così via, vogliono avere più spazio. È il momento di comprare casa,
Siamo alla fine però di questo ciclo, perché l'andamento immobiliare è ciclico, quindi nel momento in cui le compravendite, come sembrano essere le previsioni, dovessero stabilizzarsi e cominciare a aumentare fra il 2015 e il 2016, diciamo alla metà del 2016, di conseguenza poi vengono trainati i valori e quindi a un certo punto si stabilizzeranno anche i prezzi e cominceranno a risalire, quindi abbiamo ancora 12-16 mesi, 18 mesi nei quali si possono fare dei buoni affari. In effetti sappiamo che prima di comprare casa effettivamente trascorrono un po' di mesi da quando uno forma questa decisione a quando poi effettivamente ha le chiavi in mano. Baccarini, commento a quello che ha appena detto Zierenstein e aggiungo un elemento in più, soprattutto quello che ha detto che i monolocali stanno sparendo anche proprio come taglio per investimento. Mi sembra interessante, lo riprenderemo presto in una nuova puntata dei vostri soldi. Segnali per il 2015, quindi è d'accordo anche lei, c'è ancora una finestra temporale di 12-14 mesi e poi i prezzi torneranno a salire? Condivido quello che ha detto l'architetto, le nostre previsioni sono similari, abbiamo un cauto ottimismo e pensiamo che il futuro possa garantirci, diciamo, una ripresa, ecco, questo lo auspichiamo con forza. Sicuramente quello che è importante che il governo faccia è una saggia politica fiscale che contempli una riforma vera che preveda una riduzione della pressione fiscale, che è veramente divenuta insostenibile attraverso l'eliminazione di ogni forma di tassazione di natura patrimoniale, e dare certezza alla fiscalità immobiliare attraverso l'adozione di quella tassa unica sulla casa di cui abbiamo parlato spesso anche qui da lei, di cui anche nei giorni scorsi il ministro Padoan diceva che probabilmente se ne parlerà solo il prossimo anno. In realtà è un'esigenza importante anche perché è un elemento strategico, considerato che molti dei nostri connazionali in questi ultimi anni sono stati spinti a investire all'estero, portando al di fuori del nostro amato paese ricchezza, impresa e quindi futuro. A proposito della local tax, noi ovviamente dedicheremo proprio la sezione tasse mercoledì ampio spazio nell'ambito della nostra trasmissione. Torno tra qualche istante da Baccarini per parlare del nuovo catasto che è strettamente legato proprio alla questione fiscale. Zierenstein, però andiamo avanti nel discorso se è il momento di comprare casa, perché si sta un po' restringendo anche la forbice tra il prezzo richiesto e poi il prezzo effettivo a cui avviene la compravendita, perché sappiamo che inizialmente chi non voleva svendere chiedeva 100, chi voleva acquistare avendo magari i soldi in mano offriva 50. Assolutamente, delle cifre. Sì, adesso sì, come va? È vero, è una tendenza che abbiamo rilevato anche noi. Diciamo che la questione fondamentale è questa: lo sconto è inversamente proporzionale al tempo. Quindi oggi si considera che il tempo medio di vendita per un immobile di discreta qualità, non stiamo parlando degli immobili né di lusso né nella fascia altissima né degli immobili veramente scadenti, è fra i 6 e i 9 mesi. È anche vero che tendenzialmente quando ci si rivolge all'agente immobiliare si hanno delle prospettive che si collocano fra i 60 e i 90 giorni. Ecco, dover ridurre questa forchetta che tendenzialmente è appunto di 180 giorni a 90 porta con sé un aumento dello sconto. È vero che questo sconto, che fino a 9 mesi fa era calcolabile tranquillamente intorno al 20%, nella normalità dei casi, oggi tende a ridursi e a scendere molto spesso anche sotto il 15%, avvicinarsi al 10%, che è un po' fisiologico, insomma, rispetto comunque a qualsiasi tipo di offerta immobiliare. Quindi, insomma, si sta davvero restringendo questa forbice. Zierenstein, ha sentito quello che diceva prima Baccarini? Il governo deve ridurre un po' le tasse sugli immobili. E questo mi sembra assolutamente sicura che sì, tutti siamo d'accordo. Tutti i proprietari degli immobili sono sicuramente d'accordo, però inizia l'iter, ma in realtà è già iniziato, presto dedicheremo proprio tutta una puntata dedicata della sezione casa al nuovo catasto. Questo nuovo catasto che già nel 2019 dovrebbe entrare in vigore, sì, però già da luglio ci sarà una prima rivoluzione. Abbiamo già iniziato a leggere che non avremo più la A1, A2 come classificazione, saranno tutte O, se non ho capito male, ma queste sono solo saranno molto ridotte, sì, saranno con quelle le categorie. Tutti i condomini saranno insieme, non ci saranno più le case signorili, le case di lusso. Vedremo un po' poi come sarà la vera classificazione. Ma la domanda è, non è che con il nuovo catasto pagheremo molto
molto più di tasse. Questo potrebbe frenare l'acquisto di immobili. Allora, questo poi lo vedremo. Purtroppo il timore condiviso è questo. Nella realtà, a mio parere, questa rivoluzione, perché si tratta di una vera rivoluzione, cioè passiamo ad un'unità di misura che è completamente diversa da quella che è stata utilizzata fino ad oggi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ed è proprio la questione qualitativa che farà la differenza. Ed è una rivoluzione che è dovuta. Non è possibile continuare con una situazione nella quale circa, si dice, 10-12 milioni di unità immobiliari non sono catastate, non si sa cosa siano, non sono tassate, non esistono e non pagano. Non è possibile continuare in una situazione nella quale gli edifici sono stati catastati in un momento in cui il territorio era completamente diverso da quello attuale e quindi sono situati in zone e hanno delle rendite che sono bassissime, ma in realtà oggi sono le zone più lussuose e più caratterizzate delle città, o viceversa ci sono dei quartieri, delle aree che hanno perso completamente il loro valore. Ecco, si tratterà di un lavoro molto importante da fare con grande serietà, sia da parte naturalmente dell'Agenzia delle Entrate, ma anche di tutte quelle altre figure che dovranno essere assolutamente partecipi di questa trasformazione, che vuol dire da un lato le amministrazioni, perché poi sono quelle che conoscono il territorio e possono veramente mapparlo, e anche i privati cittadini nel fornire tutti quegli elementi che saranno necessari per fare questa trasformazione, questa transazione. Molto bene, adesso sentiamo cosa ne pensano gli italiani e le italiane del nuovo catasto e soprattutto se temono un innalzamento proprio della pressione fiscale sulle case. Abbiamo inviato Davide Cancarini. Ciao Carla, siamo in Piazza Fontana in compagnia del signor Aldo. Aldo, la riforma del catasto finalmente sta per entrare in vigore con gli immobili che saranno valutati in metri quadri e non più in vani, quindi questo farà aumentare il valore di molti immobili. Secondo lei è giusto? Sì, secondo me è giusto innanzitutto per la riforma in sé e per sé, nel senso che è ora che si faccia qualche cosa, visto che sono ferme da 40 anni. Uno. Due, la rivalutazione dovrebbe portare, spero e credo, di qualche cosa di oggettivamente migliore, più valido, e soprattutto per noi cittadini. Non crede che questo però rischia di far aumentare ancora di più la tassazione sugli immobili, che già in Italia è molto alta? Questa è una domanda da 1 milione di euro a cui non ne so assolutamente dare risposta. Spero di no. Spero però che ci sia una giusta valutazione di tutto il patrimonio immobiliare che noi che abbiamo noi cittadini. Anche nell'ottica del fatto che questa rivalutazione appunto potrebbe colpire i privilegi di chi ha degli immobili di lusso che però sono valutati ancora con criteri del passato. Infatti questo potrebbe essere una buona soluzione al problema. Spero almeno. Ma sa come tutte le cose in Italia possono avere il... Non si sa come iniziano, non si sa come finiscono. Come finiscono, infatti. Ringraziamo il signor Aldo, nostro ospite, lì nello studio. E io giro subito la linea a Roma per commentare brevemente quello che ci ha detto Aldo. E poi Baccarini, perché siete così contrari alle banche che vogliono entrare nel business immobiliare? Temete la concorrenza? Assolutamente no. Anzi, la concorrenza, quando è leale, seria e corretta, è assolutamente ben accetta, anzi stimola l'elevazione della qualità del servizio erogato. Quello che noi temiamo, meglio non tanto noi operatori, quanto temiamo per i cittadini, per la comunità, ed è oggetto dell'esposto che il 16 febbraio la Federazione ha fatto all'autorità garante della concorrenza e del mercato, denunciando una totale assenza di terzietà e inconfondibili elementi di anticoncorrenzialità, ovvero di lesione della tutela della libera concorrenza. Mi spiego meglio. Ovvero, pensiamo a un cittadino che deve comprare casa e deve accendere un mutuo. Sarà libero di scegliere la propria agenzia immobiliare di fiducia o sarà indebitamente condizionato da scegliere l'agenzia immobiliare di proprietà della banca che gli deve dare il mutuo? O viceversa, se uno deve vendere casa e deve chiudere un mutuo e magari fatica anche a pagarlo e la banca è perfettamente consapevole della condizione patrimoniale del venditore mutuatario, sarà libero di scegliere questo venditore mutuatario la propria agenzia immobiliare o sarà condizionato inconsciamente e indebitamente a scegliere quella di proprietà appunto della banca stessa? È chiaro che a ciò si associa una funzione sociale importantissima che le banche hanno in Italia e non solo, quella di tutelare il risparmio dei cittadini e impiegare questi denari raccolti a favore delle aziende e delle famiglie a sostegno della ricchezza e dell'economia dell'intero nostro paese. E basti pensare che la normativa per costituire una banca è molto rigida, normativa sia nazionale che internazionale.
Questo significa che fare banca è un qualche cosa di molto delicato ed è per questo che noi riteniamo assolutamente impensabile, inconcepibile che una banca possa utilizzare i denari dei risparmiatori e degli aiuti della Banca Centrale Europea o gli aiuti nazionali per finanziare progetti, società o aziende che siano in diretta concorrenza con le aziende che dovrebbero finanziare e aiutarle a crescere. Allora facciamo così, capiamo che cosa vi risponde l'autorità della concorrenza e poi organizziamo una puntata a confronto la FIAIP e le banche, sono le principali che stanno entrando nel business immobiliare. FIAIP è d'accordo? Volentieri. Grazie. A Giambattista Baccarini l'aspetto presto. Grazie, buonasera anche. E ringrazio davvero l'architetto Francesca Zierstein. Grazie. Per la prima volta con noi ha rappresentato Scenari Immobiliari e la responsabile della ricerca. Prestissimo architetto. Grazie, buonasera. Noi ci separiamo per pochi istanti di pubblicità, torniamo subito dopo per parlare del mondo dei conti correnti, metteremo a confronto quelli tradizionali con quelli online. Restate con noi.